les cortamos el cochinillo asado con el plato, antigua tradición que se hace en este mesón. Buen provecho. Mis amigos de Abrázame Todavía, Overo, Amici di Abbracciami Ancora. Siamo in una nuova puntata a Segovia. Acquedotto romano, cochinillo e di tutto. No. Bravo, non male. Il ragazzo ci sa fare. Amici di Abbracciami Ancora, quarto video dedicato alla Spagna in compagnia oramai di Gonzalo, che se avete visto i video precedenti avete imparato a conoscerlo. Qualora non l'aveste visto, vi dico chi è Gonzalo, è una brava persona, molto simpatica, gran professionista. Tu sei produttore, produciamo, importatore di prodotti spagnoli, giusto? Tu li produci in Spagna, li importi in Italia, tra cui il pata negra e altre leccornie. Posso? Ti piace la parola leccornie? Non so cosa significa, ma mi piace tanto. Fidati, leccornie? No. Cose buone. Ok, allora, siamo l'unica azienda con capitale italiano che produce pata negra e lo vende in Italia. Bene. Lo diciamo così? Sì, la sua azienda si chiama La Casa de Spagna, mi ha accompagnato, mi ha fatto da cicerone in questi 4 giorni, gli ho detto: tu mi fai da cicerone, io assaggio i prodotti, se sono validi li racconto sul canale. E devo dire, caro Gonzalo, i tuoi prodotti sono validi. Allora, grazie. Ma noi dove siamo? Siamo a Segovia. A Segovia? Segovia sta a 1 ora di auto da Madrid. Sì, giusto? Sì. Okay. Segovia è famosa per 2 motivi. Per 3? 3. 1, l'acquedotto romano. Sì. Il secondo, dillo te. È l'Alcázar de Segovia. Giusto, giustissimo, che è tipo il castello. Tipo Walt Disney. Tipo quel castello di Walt Disney. Sì. E 3, il cochinillo. Il cochinillo è un maialino da latte che viene cotto al forno, che è una ricetta tipica di qua, cioè il cochinillo originale si mangia solo qua. E io gli ho rotto le palle affinché si potesse vederlo. Quindi oggi, ragazzi, ci spariamo il cochinillo, e che è un prodotto, lo dico agli amici sardi, che con il maialino sardo non c'entra niente, così non si offendono, perché qualcuno mi si offende, e andiamo nel ristorante più famoso di Segovia a mangiare e conoscere un personaggio pazzesco. Io, se non fosse spagnolo, mi piacerebbe essere sardo. Che gran paraculo che sei. Lo sai paraculo che vuol dire? Paraculo che vuol dire, lo sai? Sì. No, sai, no. Furbo, furbasto. Ah, ok. Quindi andiamo da Candido, il ristorante più famoso di Segovia, per il cochinillo. Andiamo. Hoy aquí, en ocasión de su visita a nuestra muy noble Puglia, ciudad de Segovia, bajo las vivirerarias piedras del acueducto que nos corroma, les cortamos el cochinillo asado con el plato, antigua tradición que se hace en este mesón. Siempre fue necesario tener un permiso real que ustedes hoy tienen aquí. Buen provecho. Buen provecho. Abbiamo trovato Candido, che ci ha trovato un tavolo all'ultimo minuto. Abbiamo visto Candido sezionare il cochinillo con il classico piatto, e ora, ragazzi, è il momento di mangiarci questo. Gonzalo, se non mi sbaglio, è un cosciotto, no? Esattamente. È un cosciotto? 4-5 anni. No, scusa, 4-5 kg. 4-5 kg. 3-4, sì, da 3-5 kg. Prego, prego, prego. Vai, grazie. In Sardegna un maialino del genere non lo sacrificherebbero mai, qui invece perché aspettano che cresca, troppo giovane, dicono che non sa di niente, infatti secondo me potrebbe essere molto delicato. Assaggiamo, va, dai. Allora, la carne bianca bianca bianca, questo viene cotto al forno. Questo è fatto al forno, ragazzi. È una carne bianca molto delicata, vedi? Guarda. Eccola qui. Cioè, bianca e rosa, come la carne del maiale. Si taglia col piatto perché proprio vogliono far vedere che è tenero, no? È la caratteristica di questo prodotto. L'osso se ne va.
questi sono maiali allevati a Segovia, quindi è una carne chilometro zero per Spagna, evidentemente, e ha una cottura molto lunga, perciò che si può rompere direttamente. Questo è un maiale alla fine, anche se un maiale baby è un maiale, ok? Si rompe con un piatto, quindi la carne viene molto 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 cotta per tante ore. Ci hanno messo questa salsetta? È un fondo, diciamo, un brodino. È molto delicata, però ammetto, io me ne mangerei una quantità industriale. Ragazzi, è diverso dal maialino sardo, è molto più delicato. Il maialino sardo ha un sapore più deciso, ma è un maiale più adulto. Questo è proprio un maialino tenero, un maialino da latte. Lo ammetto, erano anni che volevo venire ad assaggiare questo maialino. Ero incuriosito da morire, dal rito del taglio, dalla ricetta, da Segovia. Mi ha fatto un testone così. Per due giorni era candido. Quindi Michele, vale la pena? Decisamente sì. Io mangio la pelle, la parte meglio. Cazzo, non ho quante cose. La pelle è fina, delicata. Che buono. Che mortacci, quanto è buono. Questa è la zampetta, ragazzi. Dunque, dalle dimensioni sì, è proprio evidente che era un maialino da latte. Magari, ragazzi, tra di voi c'è qualcuno che ha più competenza di me di maiali. Secondo voi quanto aveva questo maialino? Buona pure la zampetta. Credo però questa ricetta ha significato, ragazzi, se veniamo a mangiarla qua. Cioè, come visita un monumento, no? Cioè, venite a Segovia per l'acquedotto romano e per questo. Il proprietario di questo ristorante è l'unico che ha il titolo di mesonero real, che sarebbe restauratore reale. È amico personale del re della Spagna e gli ha otorgato questo titolo. Si potrebbe dire che è patrimonio della umanità intangibile. Ah, no, è vero. Candido è intangibile, ma il maiale è tangibilissimo. Buono. Del maiale non si butta niente, del maiale si mangia tutto e io mi mangio anche la codina. Scrocchiarella! Buono, mortacci quanto è buono. Viva Segovia, viva il cocinillo, viva la Spagna che mi fa sempre mangiare bene e grazie al nostro amico Gonzalo che ci ha portato qua, un posto meraviglioso. Andiamo a fare due chiacchiere con Candido, va, lo presento, vecchietto bello gagliardo. Oh ragazzi, allora noi siamo con Candido. Candido è il proprietario di questo ristorante, è il ristorante più famoso al mondo per il cocinillo. Abbiamo un po' di curiosità. Quanta gente lavora qui? Lavora qua? Oi, 72. E quanta gente ha mangiato qua? 1100 persone. Sì, signor, ha 75 cocinillos, 120 panes de pan. Gestire un personale di 75 persone deve essere molto difficile. Trova gente per lavorare qua? Perché se tu vieni a lavorare con me, io ti pago bene, tu famiglia sarà una famiglia molto onorabile in Spagna e tuoi figli saranno a los mejores colegios. Io lo considero a mis trabajadores. Trabajadores, les considero la familia. Quanto deve pesare un maialino per diventare cocinillo? 5 kg. E se uno utilizza un maialino più pesante, che succede? No, non si può fare. Non è cocinillo. Il maialino 5 kg massimo, 5 kg e algo. È la razza castellana, che è molto buona. Per questo il maialino di Candido è spettacolare. Non tutti le tienen così, perché questo hay que pagarle mucho dinero. El otro è más barato. Okay. Quanto deve cuocere? 2 horas y media, a una temperatura molto alta, 200 gradi. Grazie, Candido. Grazie, Candido. Grazie. E questa non te la quites. Questa non me la quites, no? Non te la quites, ni pari al bate. Nada. Grazie, nada. Candido. Muchas gracias. Allora ragazzi, dopo una ricca mangiata di cocinillo, una lunghissima chiacchierata molto molto interessante con Candido e 4 giorni ininterrotti di tour in Spagna, termina qua ragazzi questa mia avventura spagnola. Grazie Gonzalo di avermi accompagnato. È stata un'esperienza bellissima, ho mangiato bene, sono stato bene, la Spagna è sempre molto accogliente e con alle spalle un acquedotto romano famoso in tutto il mondo,
perché qui vengono a Segovia, vengono per l'acquedotto romano, ragazzi, e per il cocinillo. Io vi saluto, Gonzalo ve l'ho presentato in tutte le salse, contattatelo se avete voglia di prodotti spagnoli, di prosciutto iberico e altri prodotti, le cornie spagnole, la sua casa de Spagna. Michele torna presto? Ok, torna presto. Sono cotto, sono stanco morto, non vedo l'ora di tornare a Roma, ma ragazzi, la Spagna abita sempre in un posto privilegiato del mio cuore. Ci ho messo pure l'acquedotto romano. Un abbraccio, ragazzi, vi voglio bene, che la brace sia con voi, ci vediamo al prossimo video. Las piedras del acueducto que nos Roma, les cortamos el cochinillo asado con el plato, antigua tradición que se hace en este mesón. Siempre fue necesario tener un permiso real que ustedes hoy tienen aquí. Que dice así, concejos, justicia, regidores, damas, caballeros, escuderos, oficiales, hombres buenos que me lleves. Sabed que mi alto y esclarecido señor, nuestro señor el rey don Enrique, por hacer bien en merced a Pedro Cuellar, se ha presentado real, fundador de este mesón, a cuanto le sucedió en su lajería, otorgó privilegio para con el ceremonial debido, pudiesen hacer el trinchar atrás, tierno hechoncillo, a la moneda, ruda, patriarcal, como de los siglos lo pusieron remotos pobladores de estas tierras. Por ende, por el privilegio de sus aumentados, su hijo de Cándido, fue mesonero mayor de Castilla, refrendado por su majestad el rey don Juan Carlos I de España, Europa y Continente, para vuestra señoría, por ustedes. Buen provecho. Buen provecho. Oh.